16 agosto 1954 nasce il regista James Cameron, non solo pioniere del cinema con Terminator e Avatar, ad esempio, ma una vera macchina da soldi. Forse proprio a causa del successo al botteghino, la critica ha spesso sottolineato che i suoi film mancano di sostanza, puntando un po' troppo sugli effetti visivi. Ma il colossal Titanic seppellisce ogni dubbio. L'adattamento cinematografico del viaggio inaugurale del transatlantico, condannato a colare a picco tra i ghiacci, pareggia gli Oscar del grande classico hollywoodiano Ben-Hur, vincendo 11 statuette. Di Titanic, dopo lunga gestazione fatta soprattutto di ricerche del relitto, Cameron firma produzione, regia e sceneggiatura. Unendo abilmente immagini catastrofiche di un'autentica sciagura con il colpo di fulmine tra un artista squattrinato, Leonardo DiCaprio, e una passeggera di prima classe insofferente alle convenienze, Kate Winslet, il film vola in testa alle classifiche americane, restandovi per 15 settimane, record senza precedenti. I costi stellari sono ampiamente ripagati. La pellicola incassa più di 2 miliardi di dollari, raggiungendo un altro primato mondiale. Un'opera sperimentale di massa, felice contraddizione in cui il regista dissemina le costanti della sua poetica: il sacrificio, la salvezza, l'acqua, simbolo di vita.